Immaginatevi una terribile tempesta di neve, in mezzo l'uomo più potente della Terra che sta cercando di valicare le Alpi e che giura, se domani sarò ancora vivo, qui costruirò un monastero. Ecco, quell'uomo è Carlo Magno, l'imperatore del Sacro Romano Impero, e il monastero è questo qui. La leggenda racconta che Carlo Magno, una volta sconfitto i re dei Longobardi a Pavia, sulla via di ritorno verso la Germania, fosse passato per il passo dell'Umbrail. Il passo dell'Umbrail si trova qui vicino alla Val Müstair, e che passando di qui si fosse trovato in una tormenta di neve e che avesse pregato per essere salvato e che avesse promesso, nel caso di essere salvato, di costruire una chiesa. E la leggenda narra che sia questa la chiesa da lui fondata assieme a tutto il monastero. Carlo Magno è quasi un santo per l'Avar Monastero. Esatto, qui a Müstair viene venerato come un santo, oggi non più, ma nel Medioevo veniva venerato. Non è canonizzato, però c'era un'autorizzazione speciale per il monastero per poter venerare Carlo Magno. È una delle chiese più antiche d'Europa e una delle poche chiese di epoca carolingia dell'VIII secolo ancora in piedi e praticamente poco cambiata, pochissimo cambiata. Qui ci troviamo proprio davanti alla calotta dell'abside centrale. Esatto, il posto più importante della chiesa, perché l'immagine principale che si vede dalla navata della chiesa. E tutto questo ha più di 1200 anni. Esatto, è stato dipinto circa 1200 anni fa. La qualità di questi affreschi è molto alta per l'epoca e si pensa che forse vennero artisti dall'Italia qui a Müstair a fare questi dipinti, che sono in tradizione romana in sostanza. Quindi era una chiesa, diciamo, coloratissima. Coloratissima, e poi c'erano anche sculture in marmo che oggi non si vedono più. È certamente di un livello altissimo, era lo stesso livello delle grandi chiese regie o dei grandi monasteri regi dell'epoca. È proprio un piccolo gioiello. Esatto, sì. Ecco, ma come mai a Carlo Magno è venuta l'idea di costruire un monastero in questa valle? Sì, la Val Müstair è in vicinanza della Val Venosta e attraverso la Val Venosta passava la via Claudia Augusta, che connetteva le città della pianura padana con le città germaniche oltre il Danubio. Quindi oggi la Val Monastero, la valle periferica, ai tempi era, diciamo, il centro dell'Europa. Centro dell'Europa, anche perché i confini odierni all'epoca non esistevano, c'erano altri equilibri politici.